bisogno di applaudire adesso, casomai dopo, grazie mille. Buongiorno e benvenuti a mezzogiorno in questo posto dove di solito ci si vede a mezzanotte, ma è proprio bello, nel senso che è uno dei segnali forti di questa Music Week. Benvenuti alla conferenza stampa di Milano Music Week 2021. La prima cosa che voglio fare da curatore artistico dalla prima edizione è quella di dare il benvenuto a Nura Labash. Grazie Luca, ben trovati, buongiorno a tutti. Che per fortuna quest'anno sta condividendo con me oneri e onori dell'organizzazione, no, della curatela, come si dice, artistica della Milano Music Week. E poi ringraziare anche l'Apollo, questo splendido posto rappresentato in questo caso da Tiberio Carcano, che è qui davanti in prima fila, che ci ospita e che ci ospiterà come casa della Milano Music Week per tutta la settimana. A questo punto, prima di introdurre i relatori, vediamo la filmina, che è il promo ufficiale della Milano Music. Ok, la musica che avete sentito è di Davide Ferrari, un musicista bravissimo che ha scritto la musica di questo promo. Inviterei subito sul palco i relatori, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, Paolo Franchini, tutti insieme, poi ognuno parla quando deve, Paolo Franchini, vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza SIAE, Francesco Grimaldi, direttore delle relazioni istituzionali e associative della FIMI, Andrea Miciche, presidente del Nuovo Imaie, e Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, cioè tutti i rappresentanti delle aziende che promuovono dal primo anno la Milano Music Week. E quindi darei a voi la parola, cominciando da Tommaso, che è naturalmente, diciamo, il nuovo arrivato, ma è anche un ritorno, un gradito ritorno nella tua città come assessore alla cultura. Grazie. Si sente? Sì. Grazie mille, grazie Luca, grazie Nurra, sono ovviamente molto molto felice di essere qua con voi e devo dire che, a parte che meraviglia entrare in un club, anzi facciamo un altro applauso ai club che sono i luoghi dove poi alla fine tutto questo nasce e cresce. Troppo poco spesso ricordiamo quanto di fatto i club, io parlando con gli amici, i tanti amici artisti, musicisti, cantautori, insomma, di fatto questi luoghi hanno una bellissima responsabilità nel percorso artistico di ognuno di voi, insomma, di ognuno degli artisti che vive e fa vivere la musica a Milano, perché tutto nasce qua, anche quando poi magari i club diventano palazzetti o grandi teatri o stadi, però questo è un passaggio obbligato, non perché ci sia un obbligo, ma perché tutto parte da una dimensione di cui Milano, devo dire, è molto orgogliosa. Io, portando saluto alla città, voglio ricordare questo aspetto che fa parte, diciamo, di un codice genetico della città. Cioè Milano è una città di club, i club sono quei luoghi della filiera culturale che, mi permetto di dire, più hanno sofferto la pandemia, perché sono stati tra i primi luoghi a chiudere, cioè luoghi, spazi sociali, spazi di condivisione e di vita culturale e musicale, e purtroppo saranno gli ultimi a riaprire in un regime, sperando che appunto una pandemia che è tutt'altro che conclusa, purtroppo adesso poi parleremo anche di cose più allegre, però è giusto dirlo, saranno gli ultimi luoghi che nostro malgrado avranno una normalità d'esercizio, perché oggi chiaramente siamo ancora di fronte a capienze limitate, quindi anche una difficoltà dal punto di vista della sostenibilità dell'esercizio proprio del lavoro degli imprenditori che decidono di far vivere, di aprire un club. Questo lo ricordo, e tra l'altro nel mio ruolo di assessore ho voluto
lo dico anche persone rappresentanti della stampa che sono qua oggi, ho voluto proporre una convocazione al mondo dei club milanesi, perché per dare un segnale, sarà un incontro a porte chiuse, un incontro di lavoro, ma per dare un segnale anche di ascolto, perché chiaramente io poi ricevo molti input e conoscendo bene il mondo della musica e anche sentendo una certa prossimità, una certa vicinanza verso chi produce, chi fa vivere questi luoghi, mi arrivano molti ritorni, anche talvolta disperati, di chi ha vissuto 2 anni di assenza e di chiusura, ma è giusto, credo che un assessore si faccia un'idea complessiva e che arrivi poi ad ascoltare e a proporsi anche come figura intermediaria, portavoce, con chi ha il potere di legiferare, di decidere. Io non mi posso in nessun modo sostituire in questa funzione, però è giusto conoscere ed è giusto portare poi sul tavolo del governo anche delle tematiche, dei temi che riguardano voi e che riguardano di conseguenza anche noi. Arrivando alla Music Week, mi scuserete per questa introduzione, ma credo forse un po' lunga, ma credo molto opportuna, presentando una settimana della musica di Milano. Io devo dire che è un progetto che mi emoziona molto, e di questo voglio ringraziare non solo Luca e Nur, che hanno fatto un lavoro unico, ma anche tutti i partner, i media partner, a partire dalle istituzioni che sono rappresentate qui sul palco, quello che anche Andrea Ettore, rappresentanza della Società Italiana Autori ed Editori. Vedo in sala molte figure che hanno creduto in un progetto. Questo è una sorta di oissa collettiva che ha fatto crescere, che ha fatto diventare poi la Music Week, quello che tutti vediamo, quello che tutti aspettiamo. Là, noi ci siamo messi da subito a lavorare, abbiamo fatto 3 riunioni che, se calcolate in proporzione ai 20 giorni d'assessore, devo dire che sono tante. E non si dica che non ho dato attenzione alla Music Week. Abbiamo da subito fatto 3 riunioni importanti, perché prima volevo conoscere il progetto e Luca e Nur me lo hanno raccontato. Poi ci sono venute anche delle idee, abbiamo aggiunto, ad esempio ringrazio anche gli amici di Sky TG24 che hanno scelto di essere con noi in alcuni momenti, di dare anche un'amplificazione di questo racconto di una città musicale, di una città che parla la lingua della musica, e ripeto, che è un aspetto, un tratto distintivo che fa proprio parte della storia di Milano. Milano è stata grandissima in passato con, Gabriele Iannacci, voglio citare, due giganti della nostra città, ed è grandissima oggi perché è una città che non solo ospita i grandi artisti della scena musicale contemporanea, ma anche una città che gli artisti scelgono come città di elezione, come città di vita e di crescita artistica. E questo riguarda tantissimi musicisti e artisti, che potremmo fare un elenco davvero molto lungo, anzi questo parte voi l'avete fatto invitandoli ad esprimersi nelle ultime edizioni della Music Week, ma sarebbe divertente vedere chi ha scelto Milano, magari non essendoci nato, ma ha scelto di vivere in una città che in un certo senso ha una assonanza, una concordanza con quello che è l'ambizione, la crescita artistica di un musicista che, anche grazie ai club, diciamo, perché sono tantissimi i luoghi di Milano che hanno questa funzione, insomma, è bello però vedere che c'è una folta popolazione musicale che attraverso la WIC viene a galla ed emerge. Non a caso abbiamo scelto l'Apollo, questa è stata una scelta che abbiamo fatto insieme, sono felicissimo che la conferenza stampa iniziale avvenga qua. Un'altra ipotesi era di farla al Palazzo Marino, chiaramente mi sarebbe piaciuto altrettanto da neo assessore ospitare tutti voi nella casa dei milanesi, se vogliamo, però 2021 è un anno in cui credo che sia giusto dare una centralità a chi ha sofferto una chiusura veramente prolungatissima e molto dolorosa, e questo lo so, e dovremo insieme trovare delle soluzioni anche per poi nei prossimi 5 anni dare una centralità ad un mondo che è stato davvero fuori dalle scene, loro malgrado, perché tutti i programmatori dei club, i titolari, insomma, gli esercenti
di questo mondo, e gli organizzatori culturali avrebbero voluto invece tenere viva quella bellissima programmazione quotidiana che contraddistingue questi luoghi. In ultimo, chiudo, voglio ringraziare tutti voi, compagni di viaggio di questa bella avventura. Io la trovo, ritrovo una Milano, io ho avuto una parentesi molto lunga, della quale vado molto orgoglioso, perché ho prestato un servizio simile a questo a Firenze, che è un'altra città che ha una fortissima matrice e forza culturale. Con il sindaco di Firenze abbiamo lavorato anche sui temi della musica. Ora però mi trovo Milano dopo 7 anni, è una cosa che ovviamente mi emoziona molto, ma la trovo cambiata, la trovo consapevole delle sue, del suo potenziale. Ecco, quello che mi fa gioire è che dopo 7 anni, ad esempio sui temi della musica e anche di alcune importantissime settimane, cioè questo, di tanto ci prendono in giro perché abbiamo un sacco di week a Milano, no? Che è una cosa che si sente. Però è anche bellissimo che Milano si possa permettere di lavorare sulle week, che non sono nient'altro, e chiudo davvero, che la capacità di una città come la nostra di permettersi un'accensione simultanea, la potremmo chiamare, cioè trovare un tema, la musica, i libri, i book city, il pianoforte, il piano city, insomma, potremmo andare via. Forse il mondo del design è stato sorta di grande precursore di tutto questo, quando nel 86-87 nasce il Fuori Salone, perché poi alla fine è anche merito di quella storia, di quella lunga stagione, diciamo, di realtà, di proposte alternative rispetto al momento centrale, no? C'era la Fiera Campionaria che costava, che era un luogo inaccessibile per tanti, e nasce invece un'arteria come tutta la zona di Via Tortona, su però, sopra, diciamo, cucendo e creando un palinsesto sopra un aspetto tematico, quello del design e della creatività nel mondo del mobile. Ecco, Milano in questi 30 anni è stato in grado poi di creare degli altri grandi contenitori e stimolatori, diciamo, su aspetti tematici. La settimana della musica, la Music Week, è sicuramente una delle ultime arrivate, ma credo che avrà un bellissimo futuro. Quindi in bocca al lupo per tutto, io ci sono e sono felice di essere a bordo di questa bella iniziativa. Grazie mille. Sì. Non è assessore, ma veramente da subito molto sensibile alle istanze musicali. Tra l'altro è molto bello il fatto che tu incontri il club insomma, nei prossimi giorni. Allora, direi di procedere per, diciamo, per posizionamento con Francesca Grimaldi, direttore delle relazioni istituzionali e associative della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, buongiorno. Avvicini, si sente di più. Bene, allora è un piacere chiaramente essere qui con tutti voi, e soprattutto è anche un piacere incontrare e conoscere il nuovo assessore alla cultura del Comune di Milano, che ringraziamo come FIMI per aver voluto anche quest'anno supportare la Milano Music Week, che come noto è un progetto in cui FIMI ha sempre creduto fortemente, perché riteniamo Milano un polo importante, un polo creativo, dove ha ovviamente sede l'intera industria discografica, che è rappresentata dalle aziende major, ma da tutte le aziende indipendenti, e quindi da questo deriva l'importanza del progetto, e crediamo che si dovrebbe tutti lavorare insieme fortemente per fare in modo che Milano diventi una grande music city, perché ne ha tutte le potenzialità. Come dicevo, Milano è sede dell'industria discografica, cioè qui realmente lavorano le migliori professionalità del settore, e diciamo che come industria discografica stiamo attraversando tutto sommato, cioè abbiamo superato quella che è stata la transizione digitale con un certo successo, direi, e ci appropinquiamo a superare anche questo difficile periodo di pandemia che ha coinvolto l'intera filiera, purtroppo. Come dicevo, per l'industria discografica è comunque un momento positivo, e lo vediamo anche, insomma, negli ultimi avvenimenti che hanno
visto i Maneskin attraversare e fare insomma delle cose abbastanza incredibili in altri momenti. E quindi pensiamo che sostanzialmente sia il momento, arrivato un momento di sfidare quelli che sono la competizione sui mercati internazionali, perché la produzione italiana è una produzione di qualità che ha tutti i numeri per imporsi all'estero. Volevo solo ricordare che Fimi in questa occasione presenterà una serie di panel abbastanza interessanti dal nostro punto di vista, alla quale ovviamente siete tutti invitati, e me ne sono appuntati alcuno giusto per non dimenticarmeli. Avremo una presentazione dell'ultimo report su consumi globali di musica da parte di IFPI, avremo un focus sul mercato asiatico, in particolare sul fenomeno del K-pop, daremo pure un'occhiata al prossimo Festival di Sanremo con un panel che vedrà in presenza anche Amadeus, in collegamento dall'aria, giustamente. E peraltro volevo segnalare anche questo interessante webinar, abbastanza fuori dai canoni consueti, sui nuovi trend delle ingegnerie del suono. Dall'Apollo, esattamente qui da qua, avremo un panel in presenza questa volta con gli amministratori delegati delle nostre aziende, quindi di Universal, Sony Music, Warner, con gli amministratori delegati che proprio ci parleranno, ci spiegheranno insomma come il digitale ha o può amplificare l'internazionalizzazione della musica italiana. Avremo anche un panel in streaming con i presidenti dei national group, i più importanti national group dagli Stati Uniti all'Australia, che ci racconteranno quelle che sono i trend e soprattutto le occasioni che si pongono oggi al mercato discografico. Io quindi a questo punto mi auguro che anche quest'anno avremo tutti un'ampia partecipazione, cioè insomma vi aspettiamo tutti alla Milano Music Week in presenza, possibilmente, se possibile sarebbe opportuno, ci farebbe molto piacere perché insomma quest'anno finalmente riusciamo ancora a vederci in faccia e darci insomma un saluto e un abbraccio, e quindi vi aspettiamo numerosi. Alla prossima. Grazie mille. Grazie. Credo che tutti si auspichino di poter tornare a fruire degli eventi di persona. Andrea Micichè, presidente del Nuovo Imai. Buongiorno. Si sente, vero? Sì. Buongiorno a tutti. Allora, il Nuovo Imai è l'istituto che rappresenta gli artisti, interpreti, esecutori, e quindi qua piuttosto indegnamente rappresento diciamo una delle categorie probabilmente più danneggiate, diciamo, insieme sicuramente insieme agli autori, sicuramente insieme agli organizzatori di eventi e di concerti, ma sicuramente ecco, gli artisti sono coloro che dagli ultimi un annetto e mezzo, cioè dal Covid, sono quelli che hanno subito probabilmente il danno maggiore. E, c'è però la luce in fondo al tunnel, e questa di oggi credo che sia un importante bagliore, anche come ricordava Francesca, il recepimento della direttiva copyright è un altro importantissimo bagliore di luce, e credo che l'entusiasmo che vedo diffuso diciamo così, da Roma a Milano, e anche una certa desiderio proprio di uscire fuori da un momento difficile, credo che debba contrassegnare non soltanto questa iniziativa, ma tutte le prossime iniziative nostre. Respiro un grande desiderio di un grande ottimismo, proprio diffusissimo, in tutto il settore artistico, e mi auguro veramente che la Milano Music Week quest'anno contribuisca a lanciare ancora di più verso un terreno, diciamo, di prospettive future piene di soddisfazioni per tutti. Noi organizzeremo qua proprio a Apollo un evento, un incontro con gli artisti, il 22, a cui seguirà un momento, diciamo così, di svago, a cui ovviamente siete tutti invitati.
E ringrazio veramente Luca per il lavoro che ha fatto in questi anni e Luca e Nur per questa bella avventura e naturalmente l'assessorato e il Comune di Milano. Grazie. Grazie mille. Grazie Andrea. Paolo Franchini, vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza della SIAE. Grazie, intanto rappresento sia in questo caso indegnamente, vi porto i saluti del presidente Mogol che è impegnato in un consiglio di gestione a Roma e quindi non poteva essere qua. SIAE ha sostenuto fin dall'inizio la Milano Music Week e lo sta facendo sempre di più, penso, e spero che lo faccia ancora di più in futuro. Se è stata una vittoria l'anno scorso riuscire a fare una Music Week ibrida quasi tutta da remoto, oggi il fatto che siamo qua insieme a presentarne un'altra edizione è una vittoria ancora più grande, per cui abbiamo tenuto botta e oggi siamo qua insieme e diamo un segnale di ripresa molto importante a tutto il nostro settore. Vi do dei dati non per piangerci addosso, ma per aprire una finestra sulla realtà, per capire dove siamo e capire il percorso che possiamo fare per la ripresa. Nel primo semestre del 2019 ci sono stati 19.777 spettacoli dal vivo con più di 7 milioni di ingressi. Nel primo semestre del 2020, ovvero in un semestre in cui i primi due mesi non erano ancora colpiti da pandemia, 5.593 spettacoli dal vivo con 1.500.000 ingressi. Primo semestre 2021, 3.232 spettacoli dal vivo con 413.000 ingressi. Ovvero nel 2021, primo semestre, poco più del 16% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo è lo stato dell'arte oggi. Per questo Music Week è ancora più importante, cioè il sostegno alla musica e all'industria musicale. Ricordiamoci che le arti performative e l'industria musicale sono un aspetto dell'industria, ma tutto l'indotto e tutta l'industria musicale vive grazie alle arti performative. Gli stessi dischi si vendono anche perché ci sono le tournée, anche perché ci sono le presentazioni dei dischi, perché si crea un grande credito intorno agli artisti. Per cui è un insieme che è colpito in modo molto duro. In questo la Music Week rappresenta anche un momento molto importante che ha visto l'industria musicale italiana, forse per la prima volta, molto unita. Siamo riusciti a stare insieme, in questi ultimi due anni, nell'ottenere la direttiva europea sul copyright, nel mantenere la Music Week in un momento di grave difficoltà anche economica del nostro settore, eccetera. E questo penso che sia un nostro dovere, ma anche un auspicio per il futuro. Cioè l'unità di intenti di un'industria creativa come la nostra è un momento molto importante che dà dei risultati molto forti per tutti. La SIAE ha partecipato sempre in questa ottica di unità alla campagna per la riapertura al 100%. Non ci siamo ancora alla riapertura al 100% e sicuramente abbiamo una situazione ancora di emergenza sanitaria in atto, però ci stiamo lavorando e noi ci auguriamo tutti che la ripresa possa crescere ancora di più, si possa arrivare anche a riempire gli stadi o i grandi palazzetti come si faceva due o tre anni fa. Parlando del futuro e della Music Week, intanto ringrazio i due direttori artistici perché ho avuto modo di vedere il programma e quest'anno abbiamo un programma secondo me molto bello e molto interessante. Il potenziale di crescita della Music Week è enorme secondo me, così come lo è il potenziale di crescita dell'industria musicale italiana. Vanno di pari passo, noi dobbiamo sostenerlo. Milano è la capitale della musica italiana, Milano è la Music City in Italia. Allora la Music Week non deve essere semplicemente un flash di una settimana all'anno, ma deve essere il momento centrale di un'attività delle istituzioni, delle associazioni, di tutto il nostro comparto che dura tutto l'anno sulla città di Milano. Se noi riusciamo a fare questo, vinciamo la partita. Un'altra cosa che ha detto molto giustamente Francesca Grimaldi, la sfida oggi è globale. Il mercato della musica oggi è digitale e globale. Noi dobbiamo vincere all'estero, noi dobbiamo avere quindi una Music Week sempre di più simile a quella del design e della moda, piena di investitori esteri, appassionati di musica esteri. Dobbiamo accogliere il mondo in questa città per raccontargli
la qualità della musica italiana e dei nostri autori. Grazie. E tra l'altro, facendo eco a quello che tu dici, quello che diceva Francesca, alcuni degli incontri che saranno in streaming durante la Music Week saranno in inglese, perché proprio dedicati anche a un audience che ci segue in streaming da fuori, perché l'esperienza dell'anno scorso, cioè di una Music Week che abbiamo fatto esclusivamente online, senza la possibilità di farla in presenza, comunque c'è stato l'insegnamento, perché abbiamo capito che un sacco di gente si è collegata, e quindi quest'anno abbiamo un particolare occhio di riguardo anche a chi, pur non essendo a Milano, si collega in streaming. Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Buongiorno. Dovrete sopportarmi per circa 20 minuti perché abbiamo tempo fino a luna, è vero Luca? No, molto meno, perché poi dobbiamo anche dire il programma. Ah ecco, quindi va bene, arrivederci. era per rompere l'emozione, perché come Tommaso l'emozione per me è come la prima volta, insomma, quando iniziamo questa avventura. Devo dire che sono molto soddisfatto del percorso fatto in questi anni. Per noi di Assomusica, in qualche modo, ci occupiamo a 360 gradi dell'intera filiera della musica dal vivo. Riuscire a dedicare una Music Week prettamente alla musica live è molto importante. Come lo è molto importante aver dato il ruolo che meritavano i live club, e su questo devo dare testimonianza a Tommaso, che già in tempi non sospetti, quando ancora non era assessore, insieme abbiamo lavorato affinché si creassero delle condizioni migliori per i locali, nel caso del diritto d'autore, ma anche nel caso delle licenze. Quindi questo è un po' merito sia di Tommaso che di Poeri, ma diciamo, noi siamo stati sempre molto attenti a queste cose. E d'altronde, come diceva Vasco Rossi, ho preso un sacco di pomodori in faccia, ma andavo nei club a suonare, e grazie al fatto che ho suonato nei club sono qui ora a riempire gli stadi. Ecco, quindi questo è fondamentale. Ma per noi è molto fondamentale anche avere una realtà, un momento in cui si fa una sintesi di quello che è stato fatto, ma si guarda anche al futuro, su quello che c'è da fare. E uno dei grossi successi ottenuti proprio grazie ad uno dei nostri panel tenutosi due anni fa, proprio all'interno della Milano Music Week, noi consegniamo un emendamento all'onorevole Silvia Costa, che all'epoca era commissaria europea, e questo emendamento è finito dentro la nuova programmazione Europa Creativa. In buona sostanza, la musica contemporanea non era concepita come soggetto finanziabile. Da quest'anno in poi la musica popolare contemporanea, o la musica live moderna, è inserita nei programmi di Europa Creativa come in programmi piloti di quello che si chiama Music Moves Europe. Quindi questo per noi è fondamentale. Quest'anno accentreremo la nostra attenzione su due temi che ritengo che siano molto importanti. Uno è quello del decreto legge, che è in corso di preparazione per essere discusso in Parlamento, decreto legge relativo alle nuove norme sullo spettacolo dal vivo. E questo è fondamentale soprattutto alla luce di quanto abbiamo vissuto in questo periodo di pandemia, dove finalmente è prettamente il ministero competente, che è quello della cultura, ha visto un mondo che non conosceva o non voleva conoscere. Però la preoccupazione è che, una volta conosciuto, forse lo vuole evitare, e quindi su questo dobbiamo tenere le antenne molto, molto attente. E grazie per il suggerimento. Perché non me lo fatto più spesso, così evito di sforzarmi col cervello. Ma come buon compagno di comando.
Abbiamo anche un microfono finisco. Ok. No, l'altra cosa abbastanza importante è quella di fare un focus su come affrontare il futuro dopo questa esperienza, e collegando il discorso della legge sullo spettacolo, la preoccupazione che ci vogliano evitare e quello che dovrebbe essere il futuro, io credo dovremmo andare a ragionare anche su l'individuazione e la realizzazione di nuovi spazi più idonei affinché in futuro non avremo le problematiche che abbiamo avuto oggi, e affinché si possa realizzare degli spazi che consentano maggiormente l'interazione e l'integrazione tra i vari generi. Però se non facciamo questo, lasciamo che vengano fatte delle leggi che sono le leggi del passato e non le leggi del futuro. Grazie e buon proseguimento. Grazie Vincenzo. Allora, Nur Alabash, oltre ad essere co-curatrice quest'anno insieme a me, è anche direttrice della Fondazione Italia Music Lab. Perché esatto. A dirla uno potrebbe pensare Music Club, visto che siamo, sì, ci sarebbe stato bene. Si chiama Italia Music Lab, che quest'anno si occupa anche del coordinamento istituzionale e amministrativo di Milano Music Week. Ti lascerei la parola per cominciare a illustrare il ricco programma. Adesso dovete avere veramente pazienza perché è lunghissimo il programma, per cui state tranquilli. Potete anche farvi una pennichella, come sta facendo Sergio Carnevale qui davanti. E, insomma, cominciamo a parlare di contenuti. Allora, grazie Luca, e volevo approfittare, diciamo, di questa piccola finestra per ringraziare ufficialmente tutti i partner e i promotori di Milano Music Week, che ricordo sono Comune di Milano, SIAE, FIMI, Nova Mai, Asso Musica per i promotori e SCFA, FIPMI per quanto riguarda i partner, sia per esserci anche quest'anno, e insomma abbiamo capito che dallo scorso anno non era semplice rimettersi in gioco, rimettersi sui binari giusti e riuscire a immaginare anche una Milano Music Week con una prospettiva sul futuro, non soltanto una prospettiva di resistenza e di tenere botta post-Covid, ma cercare di seminare qualcosa di molto più ambizioso, quindi immaginare Milano come veramente una città della musica, che lo è già, come abbiamo detto, ma che potenzialmente, come ha ricordato Paolo Franchini, può fare veramente cose bellissime. E ci tengo anche a ringraziare per questo incarico, da quest'anno a fianco Luca nella co-curatela della programmazione della Milano Music Week, e mentre la Fondazione Italia Music Club, che è una nuova realtà, un nuovo hub voluto da SIAE per il sostegno dei music creator italiani e per gli aspiranti professionisti della musica, che si occupa invece del coordinamento amministrativo e istituzionale di questa manifestazione. Quindi grazie innanzitutto. Come anticipava Luca, noi adesso andiamo un po' a mettere le mani in pasta e vi vogliamo proprio raccontare che cosa succederà di fatto durante questa Milano Music Week. Come vedete dal claim Music Rocks Here, e come abbiamo già ripetuto, il focus di quest'anno sono i live club, e quindi abbiamo scelto l'Apollo Club di Milano come casa ufficiale di Milano Music Week, dalla quale si svolgeranno tutti gli appuntamenti diciamo principali della casa madre. E che saranno tutti ripresi in streaming, quindi ovviamente sarà un evento ibrido. E memoria appunto dell'esperienza dello scorso anno, potranno essere seguiti sia dal vivo per chi vorrà unirsi a noi, sia da casa in streaming, sia dopo l'evento, perché rimarranno tutti sul canale YouTube di Milano Music Week. Tutte le nostre mattinate sono un po' mattinate scolastiche, come le abbiamo definite con Luca. Di mattina si va a scuola, e quindi la mattina noi dedichiamo spazio agli educational partner della Milano Music Week, che sono CPM, Almet e SAE, che hanno confezionato, diciamo, una 5 giorni di lezioni, masterclass veramente veramente interessanti. Vi cito qualcosa: la CPM organizza l'Open Week, che è una settimana intera di presentazione della scuola di Franco Mussida in diretta dal teatro CPM, che prevede appunto masterclass. Ne cito qualcuna particolarmente interessante, ce n'è una con Asian Fake sulla produzione musicale, ci sono interviste, incontri con gli artisti come NEC.
Il Master in Comunicazione Musicale di Almed dell'Università Cattolica invece propone la seconda edizione del corso Le Professioni dell'Industria Musicale e ogni giorno andrà un po' a spiegare in queste lezioni aperte in cosa consistono le varie professioni dell'industria, così che questa settimana possa essere anche una specie di orientamento per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, quindi per i più giovani, ma anche no, insomma, chi vuole però un cambio di carriera e unirsi a noi. E infine il SAI Institute organizzerà una serie di webinar sul clubbing prima e dopo la pandemia, che come sappiamo non è una faccenda semplice, perché parliamo di live club e musica dal vivo, ma il mondo del clubbing e delle discoteche è per certi versi anche molto molto complesso da questo punto di vista, e poi sulla produzione artistica. Questo per quanto riguarda la fascia mattutina, che appunto abbiamo detto è la nostra scuola. Nel pomeriggio invece avremo tantissimi approfondimenti interessanti sul music business a cura appunto dei nostri promotori e partner, che in parte abbiamo già presentato. Vado a fare una breve panoramica. Come abbiamo detto, si parlerà soprattutto di live e di live club. Ci sarà Asso Musica, appunto, che affronterà la nuova legge sullo spettacolo, le soluzioni per la ripartenza del settore live dopo il Covid. Kipon, che è il coordinamento di tutti i live club italiani, anche dei festival, che farà invece il punto sul riconoscimento legale del live club. Come diceva prima Vincenzo Spera, sembra assurdo, ma il live club proprio come entità legale non è legalmente riconosciuta pienamente dalla legge italiana. E poi ci sarà il coordinamento della musica che gira, che da Germi, quindi un'altra location, parlerà appunto delle nuove proposte di legge riguardanti questo argomento, con ospite anche Matteo Orfini del PD. E, per quanto riguarda la parte internazionale, come prima ha già accennato Francesca Grimaldi di FIMI, quest'anno la Music Week si apre con un panel in inglese, che sta diventando un po' una tradizione, perché anche lo scorso anno successe la stessa cosa. Lo scorso anno c'era un focus sul mercato africano e quest'anno appunto ce ne sarà uno sul mercato asiatico, sul K-pop, che ovviamente è un tipo di panorama estremamente interessante in questo momento. E oltre a questo ce ne saranno altri di panel in inglese con ospiti internazionali. Appunto, evito di ripetere quello che Francesca ha già spiegato prima molto meglio di me, però è molto importante, ecco, far capire che Milano Music Week non è solo un evento cittadino o nazionale, ma anche un evento internazionale capace di attirare personalità davvero molto importanti dell'industria musicale di tutto il mondo. E parlando di mondo futuro e insomma attualità, abbiamo ovviamente anche tutto un filone di panel, di incontri, di conferenze che affrontano il tema dello streaming, del diritto d'autore e di come la musica si sta adattando a nuove forme di tecnologia, ma anche di sviluppo collettivo dell'ascolto della musica. E in particolare SIAE e FEM parleranno di uno degli argomenti più discussi negli ultimi anni, quindi quanto vale uno stream, che è una domanda da $1 milione che non ha una risposta molto semplice. Sempre SIAE poi farà un po' chiarezza su tutti quei temi attorno al diritto d'autore, quindi come si guadagna dalla musica online, sulle varie piattaforme di streaming, ma anche come si guadagna da radio e TV, che è l'altra faccia della medaglia, diciamo più analogica ma altrettanto importante. E poi, per completare questo quadro sul futuro della musica dal punto di vista del diritto d'autore, ci sarà anche un panel molto interessante sulla blockchain, perché si fa tanto parlare della blockchain e capire se questa tecnologia effettivamente si tradurrà in una rivoluzione per la gestione del diritto d'autore e in generale per i compensi legati alla musica. Si è stata appunto molto ferrata sull'argomento, perché è stata una delle prime collecting al mondo a fare ricerca e a investire su questo tipo di tecnologia. Poi mi piace menzionare un panel che aspetto con molta ansia, che è quello organizzato da Spotify sulla gender equality. Infatti Spotify, in collaborazione con FIMI, presenterà un nuovo studio sulla parità di genere nella musica italiana. E sempre parlando di studi, è importante citare quello che invece presenterà AFI, partner di
Milano Music Week, che presenterà uno studio che si intitola La musica che conta, a cura di Deloitte, GFK e Luis, che si annuncia pieno di dati molto interessanti sullo stato del mercato musicale italiano, e sempre AFI avrà poi una sua programmazione molto ricca presso la Palazzina Liberty, quindi c'è anche, diciamo, delle diramazioni molto interessanti. SCF invece parlerà di un panel molto tecnico, ma secondo me molto interessante, sui metadata delle canzoni, che sono quel pacchetto di informazioni che ogni brano si porta dietro quando viene pubblicato online. Può sembrare una roba molto tecnica, ma in realtà è anche questo il futuro della musica, perché da questo pacchetto di informazioni dipendono poi i guadagni, ma anche il riconoscimento di tutti quelli che lavorano ad una canzone, quindi anche di tutti i credits. Altri momenti salienti che vale la pena ricordare: ci sarà, come da tradizione, un convegno istituzionale ad apertura della WIC la mattina del lunedì 22, l'incontro sul Sanremo che verrà, che ha già menzionato Francesca, in cui avremo Amadeus in diretta dal Teatro Ariston la mattina di giovedì 25, che svelerà un po' di aggiornamenti e speriamo novità sull'edizione 22 del Festival. E poi c'è un panel sul ritorno del rock a cura di Sony, che non potevamo non citare visto appunto l'esploit dei Maneskin di quest'anno, che fa pensare un po' a questo ritorno inaspettato della musica rock. Non solo di rock si parlerà, ma anche di rap, che so che è anche un argomento che sta molto a cuore all'assessore Sacchi, e la Fondazione Italia Music Club il sabato parlerà proprio della scena rap italiana, sia nella sua capacità di relazionarsi con l'estero, attraverso i featuring, avremo gli A&R delle major che parleranno un po' di case studies di artisti italiani che hanno fatto featuring con artisti stranieri e insomma di come questi esperimenti siano assolutamente ben riusciti. E un altro incontro molto interessante tra alcuni dei più importanti creator italiani, e voi direte che vuol dire creator, sono quei ragazzi che sono sulle piattaforme come Twitch per esempio e sono creatori artistici, quindi vanno dalla musica ai videogiochi a tante altre cose, e hanno milioni e milioni di follower, e avremo i tre maggiori creator con noi che ci racconteranno questo nuovo mondo che interseca appunto musica, gaming e altri tipi di discipline online, chiamiamole così. Infine chiudiamo in bellezza con un panel sui 15 anni di tradimento, storico album di Fabri Fibra, che ha avuto poi un impatto gigante sul rap italiano, e avremo Paolo Azzucar, che appunto all'epoca gestiva l'artista e quindi è stata vicina a lui, Big Fish, che ha prodotto il disco, Luca De Gennaro, che lo mandò su MTV dandogli appunto un'esposizione grandissima, e Knight, che è un nuovo rapper, che è uno di quelli che sono figli di quel disco lì, ecco. Chiudo menzionando quello che è invece il main content partner di Milano Music Week, ovvero Linecheck, che come ogni anno organizza una manifestazione enorme, gigantesca, con centinaia di panel e circa 120 delegati provenienti da tutto il mondo, quindi ci sono tantissimi ospiti internazionali in presenza, e che quest'anno davvero si è superata nel tentativo di allargare i confini e internazionalizzare, come parlavamo prima. Infatti ci saranno dei concerti non solo a base, quindi dal vivo durante Linecheck, ma anche dei concerti di musica italiana e non, in collegamento un po' da tutta Europa, da Berlino, Amburgo, Alden, Londra, Madrid, Parigi, quindi avremo in simultanea concerti di Music Week sia in città sia in altre città europee, quindi ci sarà una diramazione. Sempre a Linecheck grande importanza sarà data alla tecnologia legata alla musica, quindi a tutto il mondo delle start-up e delle nuove tecnologie. Lunedì 22 ci sarà un evento di apertura in cui per la prima volta saranno annunciate le nomination del premio europeo per la musica emergente da Milano, non era mai successo, quindi ci saranno degli annunci importanti, tra cui anche un'artista italiana che non vi svelo, e tantissime altre cose che vi invito ad andare poi ad approfondire proprio sul sito di Linecheck. Quindi con questo chiudo tutta la parte mattutina, pensavate, sì, sì, sì. E
pomeridiana e lascio invece a Luca tutta la parte serale. Grazie mille, tra l'altro tra i menzionati vedo Sergio Cerruti di AFI in prima fila che saluto, il presidente di AFI, c'è Dino Rupelli di Linecheck da qualche parte che ho visto PMI. Prima. Esatto, PMI esattamente. E quindi insomma, prima Nura ha detto, insomma, abbiamo detto l'esperienza dello streaming in qualche modo forzato dell'anno scorso, però ci ha lasciato un insegnamento, nel senso che comunque è stata una settimana molto, molto vista e molto frequentata. Io ho sempre in mente quando sento, come ho sentito adesso, un riassunto di tutte le cose che succederanno durante la giornata dal punto di vista dell'insegnamento, della formazione, dell'informazione. Quel ragazzo che deve fare una tesi di laurea e che viene da un qualsiasi luogo d'Italia, probabilmente se viene a Milano in quella settimana lì, ha un bel po' di materiale poi per continuare a fare le sue cose. Quindi anche a questo serve il Milano Music Week. Serve anche però naturalmente ad avere una piattaforma e un palcoscenico, anzi tanti palcoscenici per gli artisti. Noi anche quest'anno abbiamo riproporremo anzi una piccolissima e semplicissima formula che si chiama Milano Music Week Incontra, che in pratica è l'unica produzione della Milano Music Week, che sono degli incontri con artisti che si inaugureranno con un incontro che andrà online, diciamo il lunedì a mezzogiorno con Vasco Rossi. Vasco Rossi sarà il, come si dice nei festival americani, keynote speaker, cioè l'incontro inaugurale della Music Week, lunedì sul sito milanomusicweek.it. Nel corso della settimana incontreremo ogni giorno, uno o due incontri al giorno, in linea di massima tutti all'Apollo in orario tardo pomeridiano. Ci saranno per esempio tre signore della canzone italiana, Loredana Bertè, Caterina Caselli e Ornella Vanoni, che sono tre che sicuramente hanno un sacco di cose da raccontare. Ci saranno incontri con artisti di nuova generazione come San Giovanni, Beba, Dardust e Mecna. Ci sarà una conversazione, una cosa che si sono studiati loro due apposta per il Milano Music Week, tra due artisti che sono Caparezza e Rancore, che ha un titolo, Parole al cubo, le basi, le altezze e le profondità. Sicuramente molto curioso come titolo. Caparezza e Ancora sono due personaggi che insieme è interessante vedere. E poi il lunedì sera alle 21:30 verrà messo online sul sito di Milano Music Week una conversazione con Peter Gabriel e la figlia Anna Gabriel, che è una fotografa e videomaker che ha appena realizzato un libro fotografico al quale ha collaborato anche il padre. E questa conversazione di una mezz'ora con Peter e Anna Gabriel è una produzione di Radio Capital per Milano Music Week, e Radio Capital è uno dei media partner della settimana. Ovviamente non succedono le cose solo all'Apollo, altro che, nel senso che tutta la città vive di musica in quella settimana, e uno dei posti nuovi che fino all'anno scorso non esisteva, che quindi appena ha inaugurato, io sono subito andato da Alessio Bertallò a dire guarda che questa cosa qui deve essere nella Milano Music Week, che è il mercato centrale di Milano. C'è da qualche parte Alessio in sala, Alessio Bertallò, eccolo lì, è il direttore artistico delle attività musicali del mercato centrale, e tra l'altro non solo quello di Milano, però in questo caso ci occupiamo di quello. E ogni sera ci sarà un appuntamento all'orario dell'aperitivo, perché un'altra cosa che ho detto ad Alessio è, insomma, è un posto dove si beve, si mangia, un mercato, facciamo degli aperitivi. E quindi questa iniziativa che si chiama Miside, che riecheggia un programma che si chiamava B-Side, però c'è un doppio senso con la città di Milano. Miside con ospiti di Alessio, di vario genere. Ci sarà Ralph, per esempio, il DJ Ralph, ci sarà Corrado Fortuna, che è un attore, scrittore, DJ, ci sarà White Mary, che è un artista di nuova generazione, e ci saranno altri ospiti durante il giorno che verranno svelati più avanti, perché una delle cose più belle di quest'anno rispetto agli anni scorsi è che si possono svelare delle cose più avanti, perché non esiste il programma cartaceo, cioè il libretto che avevamo gli anni scorsi è passato, è il passato, mentre invece il presente, come tutti siamo abituati a fare, è usare il QR code in tutti gli elementi della Milano Music Week, sui poster, sulle cartoline, vedete un QR code che è inquadrato col telefono,
e avete il programma completo, il che vuol dire che domani ci può essere una novità che oggi non viene annunciata, ma domani sì. Ci saranno naturalmente dei concerti in quella settimana. Ci tengo a cominciare annunciando quello di Cosmo, che è stato annunciato credo ieri o l'altro ieri. Ieri. Cosmo, è importante la presenza di Cosmo perché è un artista importante, serio, bravo, di successo e che si è anche speso personalmente per il ritorno ai concerti. E ai concerti vissuti in piedi, cioè ai concerti vissuti anche dal punto di vista fisico, di chi fa come lui musica elettronica. Cosmo ha annunciato ieri un concerto che sarà martedì 23 all'Alcatraz e ci auguriamo tutti che sia un concerto di successo per lui e anche proprio per la ripartenza. In quella settimana ci saranno due concerti di Carmen Consoli agli Arcimbo di giovedì e venerdì, ci saranno artisti di nuova generazione come Villa Banks che suona all'Alcatraz domenica, Random che suona al Fabrique domenica, Busta dei Subsonica che è un artista che non manca mai alla Music Week con dei suoi progetti speciali. E anche quest'anno porterà un progetto che veramente, di cui ancora non abbiamo capito i confini, tra elettronica e pianoforte, sabato live e in streaming. Ci sarà per esempio un concerto nell'ambito delle attività di Billboard, che fa parte di un format sulla gender equality di cui parlava prima Noor, che si chiama She. Ci saranno 5 donne: Beba, Rose Villain, Beatrice Venezzi, Marta Saloni e Giorgia Angiuli, ognuna delle quali fa qualcosa di diverso in ambito musicale insieme in una serata. Poi ci saranno concerti speciali come Khaled Levy, Sims, Chet Baker, All'Arci Bellezza, insomma tanta musica dal vivo, incontri con gli artisti, cito per esempio quello con Rocco Hunt agli Arcimbo di giovedì organizzato dal festival Imagine Action, che è un altro partner della Music Week che ritorna, un festival di videoclip, e poi alla Feltrinelli martedì un incontro con Nick Chester. Nick Chester è qui in prima fila ed è, rispetto anche a quello che diceva prima l'assessore Sacchi, l'esempio vivente di come si possa scegliere Milano come città di residenza e di attività musicali pur non essendo italiani e non essendo milanese. Nick è australiano, è il cantante di una band di grande successo nel mondo che si chiama Jet ed è un artista che, anzi, alzati, è un artista che da diversi anni ha scelto di vivere a Milano, di lavorare con i musicisti milanesi, ha una band che si chiama Milano Elettrica, che è più di così, è chiarissimo, di lavorare con un produttore basato a Milano che è Tommaso Colliva, e l'ultimo parto di Nick Chester che presenterà appunto alla Feltrinelli è questo progetto di musica per bambini, che è un libro per bambini con anche un album, pensate che bello, cioè il vinile, eh? Vinile e libro, quelle cose che ci ricordiamo, pensa, ti ricordi quando c'erano i libri e c'erano i vinili, ci sono ancora, questo è il libro di Nick Chester che sarà alla Feltrinelli martedì. Ci saranno, a proposito dei dischi, presentazioni di nuove uscite discografiche, anche lì artisti che hanno scelto di far uscire il loro disco durante la Music Week, come i Negrita per esempio, che qui presenteranno l'MTV Unplugged, il momento in cui nella loro carriera è arrivato appunto il momento di raccogliere i loro successi in versione acustica in un album, MTV Unplugged, che verrà presentato all'Apollo martedì sera. Ci saranno artisti di nuova generazione come Ainé, che presenta il suo nuovo disco al Bico, i Bunker 44, che invece presentano il loro nuovo disco all'Apollo, credo sabato. Sabato, sì, sempre nella giornata dedicata al rap. Al rap. Tornano in attività gli storici club musicali di Milano. Oltre all'Apollo che abbiamo già ampiamente citato, ci sarà grande attività a Santeria, a Bico, all'Arci Bellezza, a Germi, al Rock and Roll, tutti avranno una loro programmazione. E poi le serate più popolari della città, cioè gli organizzatori di party, no? Di feste come le Cannibal, Linoleum, Rollover, che è la serata del venerdì qui all'Apollo, Nice Club, che è quella del sabato, il Raster Festival, che invece è un appuntamento di musica emergente, indipendente, al mare culturale urbano, tutti saranno in attività. E poi ci saranno anche delle proiezioni di film, non tante, però questo è un aspetto che vorremmo per il futuro far diventare più importante. In questo caso capiteranno nella settimana due proiezioni di due film diversi e che parlano di ambiti diversi, ma in qualche modo contigui, perché sono tutte e due dei documentari sulla scena dei club di Milano e di Roma. Il primo si chiama Milano Club 1995-2001, quindi è proprio sulla vita dei club milanesi in quei sei anni lì,
che viene presentato mercoledì in prima assoluta, non è mai stato visto, mercoledì pomeriggio tardi alla Triennale, al Teatro della Triennale di Milano, e invece qui venerdì sera ci sarà la proiezione di Roma Caput Disco, che come potete capire dal titolo è invece un documentario molto bello, tra l'altro, di un produttore, ma anche DJ romano, che si chiama Corrado Rizza, che vive in America, ma da lì ha prodotto questo film, che parla della scena dei club romani in maniera molto accurata e molto profonda. Ci sono dei progetti speciali, ne cito tre, Emerge to Fight si chiama, Emerge to Fight, che è un'unione di una serie di iniziative di rapper dei vari quartieri, cioè rapper delle periferie, sia di Milano che di Palermo, lì in questo caso il nord incontra il sud, si tiene venerdì al Mare Culturale Urbano con incontri, contest, gare, showcase e altre cose che riguardano il rap. Poi ci sarà Because the Night al Garage Molinsky, che anche lì, anche questa è un'iniziativa che ritorna di incontri e performance con delle cantautrici. E poi ci sarà Ascoltiamo un Disco, che è una cosa che regolarmente ogni anno faccio durante la Music Week, dell'ascolto di un album storico insieme a un ospite. In questo caso approfitto della presenza di Drigo dei Negrita, che è il loro chitarrista, che è il più grande fan di Mark Knopfler che abbia mai conosciuto, per parlare dell'album Brothers in Arms and Dire Straits. Interrompiamo un secondo perché... Ciao Tommaso, ci sentiamo. Grazie mille. Siamo verso la fine, eh? Abbiamo ancora un altro paio d'ore e poi abbiamo finito. DJ set, importantissimo il ritorno dietro la console di una serie di artisti. Ci sarà un party la prima sera di Billboard, che è uno dei nostri partner, con la DJ Box Crew, più ospiti segreti che in questo momento non si possono dire. Il Che Pensi Mia nuovo, che mi dà il destro per citare il quartiere di Nolo e i locali del quartiere di Nolo, e anche Radio Nolo, che è la radio di quartiere, che come sempre sono molto attivi nella programmazione di vari locali. Uno di questi si chiama Che Pensi Mi, che presenta un DJ set con God Bless Computer e Sebasti Maestro giovedì sera. Gioti Vannelli, non so se sia qua, però Gioti Vannelli è uno di quei personaggi che non manca mai alla Music Week, e come prima stavo dicendo, quando esce la notizia della Music Week ricevo sempre un messaggio da lui che mi dice: qualsiasi cosa tu abbia bisogno io sono a disposizione. Questi sono gli artisti che vogliamo, queste sono le persone di cuore, e anche quest'anno Gioti Vannelli sarà presente con un DJ set per la prima volta in un luogo di Piazza del Duomo che si chiama Terrazza Duomo 21. E poi ci saranno Emanuela Doriani al Noloso, o non lo so come si chiama, sempre a Nolo, Missing Red, insomma un sacco di DJ set anche di artiste femminili. La musica per i bambini, l'abbiamo citata prima brevemente parlando del progetto di Nick Chester. Ci sarà un'artista che si chiama Carolina Benvenga, che è una popolarissima artista di musica per bambini, che farà un evento insieme a Rock Hall e a Sony, che si chiama Il Favoloso Natale di Carolina e il Topo Tip. Fantastico, per bambini. Non avete idea, se non avete dei bambini, quanto sia popolare Carolina Benvenga. E questo succederà sabato in tre appuntamenti diversi durante il giorno. Parliamo naturalmente, parleremo di autori, cioè focus sugli autori. Ci sarà il writing camp, cioè il campo di scrittura di vari autori musicali di Curci Edizioni, che avrà tutto uno sviluppo. Ci sarà un writing camp anche di Italia Music Export, che sarà un songwriting camp internazionale che coinvolgerà per esempi di esperimenti di co-scrittura, cioè scrivere canzoni insieme, artisti italiani e artisti francesi. Parleremo di colonne sonore. Germi, per esempio, il locale che abbiamo già citato, ospiterà i Calibro 35 venerdì sera per parlare del mondo delle colonne sonore. Ci sarà una bellissima iniziativa sulla library music, la musica che viene fatta apposta per le library, soprattutto per focalizzata sulla library music degli anni 60 e 70 al Mare Culturale Urbano, in cui si parlerà tra l'altro della musica di Piero Umiliani e Piero Piccioni, e ospiti ci saranno i figli di entrambi, Elisabetta Umiliani e Jason Piccioni, e poi Enrico Gabrielli, che è un grande musicista anche dei Calibro 35 come di tante altre formazioni. E poi ci sarà uno streaming sulla musica nella serie animata di Zero Calcare. Con Zero Calcare. Con Zero Calcare, esatto.
Naturalmente non possiamo non parlare di strumenti musicali, come ogni anno Accordo, vedo Anna in platea, Anna Bucolo, Accordo è prezioso partner con il SHG Music Show, cioè una fiera e un'esposizione di migliaia di bellissimi strumenti musicali, soprattutto chitarre, che sarà al Palazzo delle Stelline sabato e domenica della Music Week. E poi, naturalmente, visto che non ci facciamo mancare niente, abbiamo musica per bambini, colonne sonore, library, eccetera, e domenica mattina il bagno di gong, che non so se sapete che cos'è, ma è una meravigliosa esperienza musicale di meditazione che verrà fatta la domenica mattina al Teatro Carcano. Bisogna prenotarsi, però è fantastico. Io l'ho fatto una volta al bagno di gong, vi assicuro che è straordinario. Per cui musica anche che entra nel cervello direttamente domenica mattina. Ringraziamo i media partner della Milano Music Week, che come gli anni scorsi sono Accordo, Rockall, Billboard, Radio Capital, Spotify e Vivo, a cui si aggiunge Rolling Stone, il nuovo media partner di quest'anno, un delizioso hotel che si chiama 21 Wall Way of Life, che è il nostro hospitality partner, dove metteremo un po' di artisti e approfitteremo della loro ospitalità, ma un posto delizioso. Per ciò che riguarda la prenotazione degli ingressi a tutti gli eventi, utilizziamo anche quest'anno la piattaforma DICE e nei prossimi giorni potrete cominciare a prenotarvi attraverso l'app di DICE, il technical partner che è Extra, e poi ovviamente per tutte le cose andate su milanomusicweek.it e sul canale YouTube di Milano Music Week. Mi sembra di aver detto sì, tutto. Ce l'abbiamo. Grazie mille, ci vediamo. C'era un intervento, credo. Ah, prego, sì, ci sono interventi. No, diamogli un microfono. Passate un microfono, per favore. Scusate, volevo ricordare il nostro panel, forse vi è sfuggito, che è l'attuazione della direttiva europea con i risvolti e gli effetti a lungo medio termine, gli aspetti tributari sotto il profilo internazionale e il music sustainability, scusate la pronuncia, che è l'impatto ambientale della creazione e della diffusione della musica registrata, criticità e opportunità, che si terrà il 23 novembre alle 15.30 e a seguire alle 18.30. È molto importante e vi aspettiamo numerosi. Grazie mille. Allora, naturalmente qualsiasi cosa vedete nella cartellina stampa stampata oppure sul programma che a cui potete accedere con il vostro QR code. Grazie mille, evidentemente non ci sono domande, si sono tutti alzati, ma non c'è neanche il buffetto, infatti ci si vede, sì, sono passati i tempi del buffetto.